Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11.15 alle 13 su PRL. Con Marco Pantusa. In redazione Francesco Oliverio. Mister Lepera, un punto d'oro qui a San Giovanni in Fiore. I risultati parlano di delle vittorie delle prime, quelle che stavano davanti a voi. Si prospetta un playoff duro, anche se non ricordo male eravate tra le maggiori accreditate alla vittoria finale del campionato. Per come è andata, diciamo che è un punto d'oro, perché io avrei parlato di due punti persi normalmente, ma alla fine devo dire che è un punto d'oro, perché avete visto, eravamo già venuti senza tre giocatori infortunati, altri tre mi sono infortunati oggi e quindi avete visto come eravamo un po' ridotti. E quindi alla fine devo dire bravi ragazzi, perché ancora una volta sono sacrificati in una situazione di contingenza per fare il meglio. Però alla luce di quello che è successo è chiaro che oggi ho dovuto impostare una partita cercando di non venire su impressione, ma cercando di aspettare il San Giovanni in Fiore un po' più dietro, proprio perché non avevo le rotazioni necessarie per impostare una partita con una grossa fatica fisica, no? E quindi ho dovuto giocare così. Quindi, però siamo stati pericolosissimi, abbiamo fatto, il loro portiere è stato il migliore in campo, ha fatto 3-4 parate veramente belle, se devo fare i complimenti al loro portiere, ed è chiaro che comunque noi ci siamo difesi un pochino di più. Sono stati bravi perché hanno quel ragazzo, il numero 10, Siveri, che è stato bravo, è stato avversario e ha fatto gol. Altrimenti credo che sinceramente non ci hanno mai impensierito più di tanto, anche se hanno avuto un possesso palla maggiore rispetto al nostro. E comunque devo fare i complimenti al mister Federico, perché la San Giovanni in Fiore da tanto tempo che calca questi palcoscenici, e quest'anno la sua squadra mi piace, perché mettono, oltre alla solita grinta, alla solita cattiveria agonistica, mettono comunque anche delle buone trame di gioco che comunque riescono a mettere in difficoltà le squadre avversarie. Due gare al termine e poi stati ai numeri, questa volta non credo di non sbagliare le matematiche ormai da un po' di weekend. Avendo fatto ieri un giro lì da te a Soverato, mi sono reso conto che c'è molto attaccamento sia nei confronti del calcio a 5 sia nei confronti della pallavolo femminile, avendo una squadra in A2. Sì. Cosa si prospetta per questo che ricordo ancora, perché gli addetti ai lavori in tanti mi hanno chiamato nelle prime settimane del campionato: chi secondo te il Soverato e altre Soverato, squadre? Il Soverato è, sicuramente annovera nelle sue fila dei giocatori che potrebbero tranquillamente vincere il campionato, avrebbero potuto tranquillamente vincere il campionato. Purtroppo è andata così perché per varie vicissitudini interno allo spogliatoio per le quali mi prendo la responsabilità solo a metà, perché sono qui da subito, un po' prima della fine del girone d'andata, quindi sicuramente avrebbe, anche alla luce di quello che è successo, sicuramente avrebbe potuto vincere il campionato. E, diciamo che nel girone di ritorno abbiamo fatto 10 vittorie e un pareggio, che purtroppo però, non avendo una lunga rotazione come invece ha il Cataforio, come invece ha anche lo Zefira, anche credo a Gin Point non sia messa male da questo punto di vista, credo che alla fine, siccome il campionato non fa altro che rispecchiare fedelmente il suo andamento, credo che sia giusto così. In questo momento è il primo Cataforio e va bene così, è giusto, è a seguire le altre. Quindi se queste sono le posizioni della griglia finale, vorrà dire che abbiamo meritato questo, sia noi che loro, e quindi è giusto così. Vedremo se riusciremo a prepararci per questi playoff, perché date le condizioni, avete potuto vedere oggi, eravamo proprio in sette, quindi con altri tre infortunati, purtroppo un po' la sfortuna ci sta perseguitando, ma va bene così, non ci lamentiamo, andiamo avanti, faremo del nostro meglio. Grazie, in bocca al lupo. Mister Federico, di nuovo è tornata la calma, c'è stato un po' di nervosismo, è finita purtroppo con un pari dopo una gara che ha visto il portiere ospite vero protagonista dell'intero incontro. Sì, ma a mio parere con il Soverato noi abbiamo fatto una gara di andata e di ritorno dominata, sia oggi proprio nettamente, con l'80% di possesso palla da parte nostra, con una squadra che ci passa 10 punti in classifica ed è venuta a difendersi sulla lunetta del calcio di rigore per tutti i 60 minuti. E poi purtroppo loro hanno un portiere che è di caratura elevata, oggi è stato uno dei protagonisti, ma anche il nostro, perché poi giustamente quando hai la palla sempre poi certo puoi sbagliare, sulla ripartenza il nostro è stato anche bravo.
Secondo me oggi dovevamo vincere nettamente, purtroppo non è stato così, anche per un po' di nervosismo finale. Come al solito questo è il nostro piccolo limite, piccolo grande limite. Va bene, ormai penso che i playoff non possono essere più raggiunti, però il nostro obiettivo principale della stagione era di mantenere la categoria, e la categoria oggi ufficialmente l'abbiamo mantenuta con 2 giornate d'anticipo. Una stagione fantastica, 36 punti con l'ultima partita che abbiamo con Locri in casa, possiamo arrivare a 39 punti, per noi è un risultato storico mai raggiunto in Serie C1. Hai parlato tu di matematica, anche se devo correggerti, nonostante sei molto bravo con i conti, ancora la matematica non ti caccia fuori dai playoff, al momento non ti caccia fuori dai playoff, stando guardando la classifica. Io voglio tornare al di là di questo, ultime due gare, un'annata particolare, i 39 punti che tu ti auguri con la vittoria dell'Ogli, non tralasciando la gara con la Gin Point che comunque si andrà a giocare, un palazzetto che ha dato il là ad un movimento che è sempre in crescita. Cosa propone la città di Fiore per l'anno 21? La città di Fiore per l'anno 21 propone innanzitutto, noi quest'anno siamo cresciuti in maniera allucinante, abbiamo anche preparato una sede che la prossima domenica, al massimo fra due, per la fine del campionato verrà inaugurata, e da qui colgo per l'occasione poi per invitare tutta la gente che ci ama, come sta dimostrando ogni sabato in casa. E noi cerchiamo nei dettagli di curare i dettagli, piano piano stiamo crescendo, fino ad arrivare ad un settore giovanile che l'anno prossimo vogliamo far partire alla grande, con questa struttura che è fantastica, che riceviamo i complimenti da tutti, e questo ci fa piacere perché vuol dire che San Giovanni non è un paese, non è una città morta, ma una città viva, e lo dimostrano qua le 200 persone che vengono ogni sabato casalingo ad incitarci. A loro va il nostro grazie e a loro va la dedica per questa salvezza che è raggiunta. Poi la matematica, come dici tu, non ci toglie dai playoff, benissimo, sì, sono d'accordo, ci proviamo, a Reggio ce l'andiamo a giocare contro una squadra che è certamente una delle più forti del campionato, però il nostro obiettivo era quello di centrare una salvezza tranquilla, noi ci siamo riusciti, giocandocela con tutte, con squadre che sulla carta partivano superiori a noi. Non dimentichiamoci che il Soverato l'anno scorso ha vinto i playoff, con la stessa squadra ha vinto i playoff del girone, quindi vuol dire che è una squadra che ci è superiore, così dicono i numeri almeno, che ci è superiore. Noi oggi ce la siamo giocata alla pari, se non in tutte e due le gare ce la siamo giocata alla pari. All'andata abbiamo perso 4-3 immeritatamente, oggi abbiamo pareggiato una partita dominata per me. Grazie. Grazie a te.